L'idea che mi è nata è proprio dare un nuovo ponte tra il Museo della Memoria e l'Accademia Linguistica delle Belle Arti tramite un'opera d'arte che possa rappresentare, diciamo, questa triste parentesi della nostra città. Verrà emesso un bando di un concorso al quale parteciperanno gli studenti dell'Accademia. Sarà un programma, un progetto che andrà evolvendosi nel tempo, perché probabilmente una parte rimarrà all'interno del Museo della Memoria, rimarrà fissa, cioè sarà un'opera d'arte a simbolo di tutto quello che è accaduto, ma una parte sarà in continuo progresso e cambiamento. Il mio obiettivo è arrivare ad avere il 14 di agosto la ricorrenza, diciamo, della tragedia nella radura della memoria, e magari anche con i giochi per i bambini e tutta l'area a posto nell'area, diciamo, a sud, no? Sapete che c'è molto più largo a sud. Tra l'altro ieri ci sono passato, mi ha fatto veramente molto piacere vedere che ci sono famiglie, ci sono bambini, ci sono persone che sono lì nella radura. Cioè, la radura adesso sta diventando viva, e questo penso, no, sono sicuro che è quello che volevano anche i parenti delle vittime. Pensare che un progetto così importante sia e possa realizzarsi attraverso le capacità artistiche, la volontà e anche l'energia, e prendere forma attraverso gli occhi dei giovani, e poi così preparati come che sono quelli dell'Accademia, io credo che sia veramente un buon punto di partenza. Cosa fondamentale che sia un memoriale pagato dallo Stato. Cioè, noi nel nostro memoriale non vogliamo che ci siano, come dire, degli sponsor privati, perché è lo Stato che deve dare rispetto alle nostre vittime, e quindi quel memoriale dovrà essere gestito solo con fondi pubblici. Questo per noi sarà determinante.